Questo qui è un pezzo di catena dello spessore di mezzo centimetro, in ferro crudo e più forte dell'acciaio. Con la semplice espansione dei muscoli pettorali, ossia del petto, io spezzerò il gancio. Grazie. Grazie. Grazie, signore e signori. Per fare questo dovrò gonfiare i polmoni come una camera d'aria. Potrebbe rompersi una vena e io sputerei sangue. Una volta, a Milano, un uomo che pesava un quintale e 20 kg ha perso la vista facendo questo esercizio. Questo perché è il nervo ottico che fa tutto lo sforzo. E quando si è persa la vista, è finita. Se c'è qualche persona delicata nel pubblico, è meglio che non guardi. Potrebbe uscire del sangue. Consiglio di non guardare. Il gancio può infilarsi nella carne e potrebbe uscire del sangue. Il tamburo suonerà 3 volte. Signora Gelsomina, prego. Signora Gelsomina. Signora Gelsomina, il tamburo. Ora viene a voi il Zampano, l'uomo dai polmoni d'acciaio. Dopo seguirà uno scherzo comico che vi farà morire dal ridere. Signore e signori, ecco una catena e un gancio grosso mezzo centimetro, di ferro crudo, più forte dell'acciaio. Con la semplice espansione dei muscoli pettorali, ovvero del petto, io spezzerò questo gancio. Questo pezzetto di stoffa non è per proteggermi, ma per evitare al pubblico la vista del sangue se il gancio entrasse nella carne. Sì. Se c'è qualche persona delicata, meglio non guardi. Signore,